Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Ipsera Gilead Sciences SRL, ultimo aggiornamento, 27 settembre 2022. Cos'è Ipsera? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ipsera durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ipsera? Ipsera è un farmaco a base del principio attivo adefovir di Pivoxil, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Gilead Sciences SRL. Ipsera può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Ipsera 10 mg 30 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Gilead Sciences Ireland UCI, concessionario Gilead Sciences SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, classe A, principio attivo adefovir di Pivoxil, gruppo terapeutico antiretrovirali, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Ipsera è indicato negli adulti per il trattamento dell'epatite cronica B con epatopatia compensata con evidenza di replicazione virale attiva, livelli sierici persistentemente elevati di alanina aminotransferasi, ALT, ed evidenza istologica di infiammazione attiva e fibrosi epatica. L'inizio del trattamento con Ipsera deve essere preso in considerazione solo quando non è disponibile o appropriato l'uso di un agente antivirale alternativo con una barriera genetica alla resistenza più elevata, vedere paragrafo 5.1. Epatopatia scompensata in associazione con un secondo agente che non presenta resistenza crociata a Ipsera. Posologia: la terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento dell'epatite cronica B. Posologia adulti: la dose raccomandata di Ipsera è di 10 mg, una compressa, una volta al giorno assunta per via orale con o senza cibo. Non devono essere somministrate dosi superiori. Non è nota la durata ottimale del trattamento. Non è nota la relazione tra la risposta al trattamento e gli esiti a lungo termine, quali carcinoma epatocellulare o cirrosi scompensata. In pazienti con epatopatia scompensata, adefovir deve sempre essere usato in associazione con un secondo agente che non presente resistenza crociata ad adefovir, per ridurre il rischio di resistenza e ottenere una rapida soppressione virale. I pazienti devono essere controllati ogni 6 mesi per verificare la presenza di marker biochimici, virologici e sierologici dell'epatite B. Può essere presa in considerazione l'interruzione del trattamento. Nei pazienti BAG positivi senza cirrosi, il trattamento deve essere somministrato per almeno 6-12 mesi dopo conferma di sieroconversione HbE, perdita di BAG HbVDNA con rilevazione anti-HbE, o fino a sieroconversione HbS, o in caso di perdita di efficacia, vedere paragrafo 4.4. I livelli sierici delle ALT e dell'HbVDNA devono essere monitorati regolarmente dopo l'interruzione del trattamento per rilevare recidive virologiche tardive. Nei pazienti BAG negativi senza cirrosi, il trattamento deve essere somministrato almeno fino a sieroconversione HbS o in caso di evidenza di perdita di efficacia. Con un trattamento prolungato oltre i 2 anni, si raccomanda di rivalutare con regolarità l'appropriatezza per il paziente della terapia selezionata. Nei pazienti con malattia epatica scompensata o cirrosi, non è raccomandata l'interruzione del trattamento, vedere paragrafo 4.4. Anziani: non sono disponibili dati che sostengano una raccomandazione di dosaggio per i pazienti di età superiore a 65 anni, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con compromissione renale adefovir viene eliminato per escrezione renale e si richiede un adeguamento dell'intervallo tra le somministrazioni in pazienti con clearance della creatinina 50 ml/min in dialisi. Non deve essere superata la frequenza di somministrazione raccomandata in base alla funzionalità renale, vedere paragrafi 4.4 e 5.2. La modifica dell'intervallo di somministrazione proposto è basata sull'estrapolazione di limitati dati da pazienti con insufficienza renale allo stadio terminale, end stage renal disease, ESRD, e può non essere ottimale.
pazienti con clearance della creatinina tra 30 e 49 ml/min. In questi pazienti si raccomanda la somministrazione di Adefovir Dipivoxil, una compressa da 10 mg, ogni 48 ore. Sono disponibili solo dati limitati sulla sicurezza e l'efficacia di questi aggiustamenti dell'intervallo tra le somministrazioni di farmaco. Pertanto, in tali pazienti la risposta clinica al trattamento e la funzionalità renale devono essere tenute sotto stretta osservazione, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min e pazienti in dialisi non sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia a supporto dell'impiego di Adefovir Dipivoxil nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min in dialisi. Pertanto l'utilizzo di Adefovir Dipivoxil in questi pazienti non è raccomandato e deve essere preso in considerazione solo se i benefici superano i rischi potenziali. In tal caso, gli scarsi dati disponibili suggeriscono che nei pazienti con clearance della creatinina compresa tra 10 e 29 ml/min, Adefovir Dipivoxil, una compressa da 10 mg, può essere somministrato ogni 72 ore. Nei pazienti in emodialisi, Adefovir Dipivoxil, una compressa da 10 mg, può essere somministrato ogni 7 giorni dopo 12 ore continue di dialisi, o 3 sedute di dialisi, ciascuna della durata di 4 ore. Questi pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione per la comparsa di possibili reazioni avverse e per assicurarsi il mantenimento dell'efficacia, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Per altri pazienti in dialisi, per esempio pazienti ambulatoriali in dialisi peritoneale, o per i pazienti non emodializzati con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min, non sono disponibili raccomandazioni sull'intervallo delle somministrazioni. Pazienti con compromissione epatica non è richiesto un adeguamento del dosaggio in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti con resistenza clinica, per ridurre il rischio di resistenza ad Adefovir i pazienti refrattari alla lamivudina e i pazienti che ospitano il virus HBV con evidenza di resistenza alla lamivudina, mutazioni RTL180M, RTA181T e / ORTM204 e / V, non devono essere trattati con Adefovir Dipivoxil in monoterapia. Adefovir può essere impiegato in associazione con lamivudina nei pazienti refrattari alla lamivudina e nei pazienti ospitanti il virus HBV con mutazioni RTL180M e / ORTM204 e / V. Comunque, si devono prendere in considerazione regimi terapeutici alternativi per i pazienti ospitanti il virus HBV con mutazione RTA181T per il rischio di ridotta sensibilità ad Adefovir, vedere paragrafo 5, 1. Per ridurre il rischio di resistenza in pazienti che assumono Adefovir Dipivoxil in monoterapia, qualora i livelli sierici di HBV DNA rimangano oltre le 1000 copie / ml ad un anno o oltre di trattamento, deve essere presa in considerazione una modifica della terapia. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Epsera nei bambini al di sotto di 18 anni di età non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5, 1. L'uso di Epsera non è raccomandato nei bambini al di sotto di 18 anni di età. Modo di somministrazione: le compresse di Epsera devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generale: i pazienti devono essere informati che la terapia con Adefovir Dipivoxil non ha dimostrato di essere in grado di ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'epatite B. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sulla base dei risultati degli esperimenti in vitro, nei quali Adefovir non ha influito su alcuna delle isoforme comuni CIP note per essere coinvolte nel metabolismo umano del farmaco e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Epsera durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Epsera durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Adefovir Dipivoxil deve essere accompagnato dall'uso di misure contraccettive efficaci. Gravidanza: i dati relativi all'uso di Adefovir Dipivoxil in donne in gravidanza non esistono o sono in numero, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: ci si aspetta che Epsera non alteri o alteri in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.
effetti indesiderati, sintesi del profilo di sicurezza nei pazienti con malattia epatica compensata, le reazioni avverse riportate con maggior frequenza durante 48 settimane di terapia con Adefovir di Pivoxil sono state astenia, 13%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: la somministrazione di 500 mg di Adefovir di Pivoxil al giorno per 2 settimane e di 250 mg al giorno per 12 settimane è stata associata ai disturbi gastrointestinali sopracitati e anoressia. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione per rilevare evidenze di tossicità e sottoposto, se necessario, a un trattamento di supporto standard. Adefovir può essere eliminato per emodialisi. La clearance di emodialisi media di Adefovir è di 104 ml/min. Non è stata studiata l'eliminazione di Adefovir tramite dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcriptasi inversa, codice ATC. Ilunga 05F08. Meccanismo d'azione. Adefovir di Pivoxil è un profarmaco orale di Adefovir, un analogo ciclico fosfonato nucleotidico dell'adenosina monofosfato, che, proprietà farmacocinetiche: Adefovir di Pivoxil è il profarmaco di un estere di pivaloilossimetilico del principio attivo Adefovir, un analogo ciclico nucleotidico che viene trasportato attivamente nelle cellule in cui viene convertito dagli enzimi ospiti, dati preclinici di sicurezza. La principale tossicità dose limitante associata alla somministrazione di Adefovir di Pivoxil negli animali, topi, ratti e scimmie, è stata la nefropatia tubulare renale caratterizzata da alterazioni istologiche e barra aumenti dell'azoto ureico, elenco degli eccipienti: amido pregelatinizzato, sodio cross carmelloso, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.